Ecco, allora buongiorno. Oggi il presidente Toti e l'assessore Gianpedrone non sono presenti, ma l'attività della giunta procede con l'ordine del giorno conosciuto e quindi direi di iniziare i lavori. Numero 1 del Presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Ci deve essere un'integrazione, un nuovo testo. Poi del Presidente, numero 2, relazione conclusiva delle verifiche contabili effettuate sui bilanci dell'esercizio 2012 delle fondazioni private estratte ai sensi della deliberazione 1534 del 2012. Numero 3 del Presidente, il quale le assume la Vicepresidente, queste pratiche, variazioni per euro 70.000 al bilancio 2015, ai sensi articolo 6, legge regionale 42 del 2014, adeguamento a capitoli di entrate e di spese relativi alle contabilità speciali, decimo provvedimento. Numero 4, Assessore Cavo, accordo di programma quadro, beni attività culturali, terzo integrativo, intervento di F10, progettazione per lo sviluppo di programmi di valenza strategica in materia di cultura, proroga delle convenzioni attuative. Sì, semplicemente non è ovviamente una delibera che stanzia, ma semplicemente che proroga queste convenzioni che sono state fatte soprattutto con l'Università di Genova per progettazione appunto con il fine lo sviluppo di programmi di valenza strategica in materia culturale. I punti fondamentali sono legati all'architettura, alla valorizzazione del patrimonio storico collegato all'attività centrale, alla valorizzazione delle produttive storiche del territorio ligure, all'approfondimento di tematiche legate al rapporto tra distretti culturali e innovazione scientifico-tecnologica e l'ultimo punto di qualificazione e valorizzazione dei sistemi di giardino della Liguria del Ponente Genovese. Erano convenzioni in essere, per questo ho chiesto una proroga fino al giugno del prossimo anno, quindi anche per un rapporto che stiamo avendo costante con l'università su più fronti, ho ritenuto di dover dare seguito a questa proroga. Grazie. Il numero 5, Assessore Cavo, legge 64 del 2001 e decreto legislativo 77 del 2002, approvazione dei criteri per l'assegnazione del punteggio regionale ed altre disposizioni inerenti alla valutazione dei progetti di servizio civile nazionale di competenza regionale per l'anno 2015. Anche in questo caso non si tratta di una delibera di spesa, ma semplicemente di una delibera che prende atto di quelli che sono i criteri per l'accreditamento delle funzioni di servizio civile, per quanto riguarda appunto l'albo regionale. Credo che siano criteri oggettivi che possano rispecchiare quelle che poi sono le caratteristiche del servizio civile, così come viene finanziato di fatto dallo Stato. Ripeto, si tratta di puri parametri in base ai quali però è urgente perché bisogna farlo entro oggi, altrimenti poi da domani vengono iniziato nelle graduatorie dove vengono presentati progetti specifici e appunto sono i criteri per poi selezionare quali saranno le associazioni che avranno diritto di accedere al servizio civile. Direi che sono oggettivi o recepiti dall'ufficio, ma mi sembra che sia un servizio che in Regione Liguria sta funzionando molto, per cui credo che fosse anche necessario e doveroso dare un criterio regionale di attribuzione del servizio. Grazie. Numero 6 dell'assessore Gianpedrone, che viene rinviato per l'assenza dell'assessore, le pratiche in sacco sono finite, ora le pratiche fuori sacco. Numero 7, scusate. Dell'assessore Scaiola, approvazione ai sensi dell'articolo 21, comma 8 della legge regionale 12 del 2012, di indirizzi e criteri per la presentazione delle cauzioni a garanzia della sistemazione ambientale dei luoghi interessati dall'attività estrattiva o di ricerca. Sì, questa è una pratica molto tecnica sui depositi cauzionali in seguito ai criteri che sono definiti nella legge della giunta regionale della numero 1492 del 7 dicembre 2012 per la determinazione delle garanzie patrimoniali e per l'adeguamento delle garanzie, quindi una questione molto tecnica che portiamo avanti oggi.
Allora, le fuori sacco, assessore Berrino, proroga. Proroga di 5 mesi di attività socialmente utili e di tirocinio, protocollo di intesa regione, provincia e tribunale della Spezia, deliberazione 1709 del 2014, rideterminazione sui importi già assegnati con deliberazione 1695 del 2012 e 1687 del 2014 per euro 2475,54. Sono 5 mesi da 56 perché non abbiamo i fondi sufficienti. A breve seguiranno anche quelli del Tribunale di Genova. Un numero più alto, sì. Quindi la cifra. La comunicazione alla stampa la facciamo successivamente quando abbiamo ottenuto le convenzioni rinnovate. Ho fatto una domanda solo oltre. Sì. Dell'assessore Berrino. Modifica alla deliberazione 282 del 2015, modalità attuativa articolo 9, comma 3 bis, legge regionale 33 del 2013. È la delibera con cui la precedente giunta, il 13 marzo 2015, aveva stabilito che per l'attuazione del fondino, quello per l'esodo del personale della MT, potessero contrattare solo le due associazioni sigle sindacali che avevano stipulato l'accordo, che erano la Faisal e la Successivamente hanno fatto ricorso contro l'AMT al Tribunale del Lavoro, il Tribunale del Lavoro ha condannato l'AMT per comportamento antisindacale, ma la delibera della giunta regionale non è stata modificata. Quindi noi con oggi invece stabiliamo che tutte le altre organizzazioni sindacali possano concordare con l'AMT l'attuazione del fondino, richiesta stessa delle altre sigle sindacali. E siccome c'è ancora un ricorso pendente per soltare, si sono impegnate a cessare il contender contro la regione Liguria su questo punto. Altre delibere fuori stato, non c'è insomma alcuna, una comunicazione del vicepresidente. La richiesta di Gonfalone per la cerimonia raduno alpino Alta Val Bormida, che si terrà domenica 27 settembre dalle ore 9 presso Piazza della Vittoria, Cairo Montenotte, Savona. Quindi vale il vicepresidente. E una comunicazione dell'assessore Berrino, legge regionale 32 del 2014, attività di vigilanza e sanzioni, coinvolgimento degli operatori nel procedimento di definizione delle relative disposizioni attuative. Struttura turistica al DIE. Allora, se non ci sono altri interventi, ho chiusa la seduta di giunta. Grazie. Grazie. Grazie.